Stiamo entrando in una fase nuova dell'epidemia? Siamo entrati in una fase in cui c'è trasmissione locale sul territorio nazionale. Questo è quello che sembrano indicare i dati che provengono dalla Lombardia. E questo in pratica che cosa comporta? Significa che bisogna mettere in atto tutte quelle misure che servono a ridurre il rischio di diffusione all'interno di una determinata area. Per quello che riguarda la task force di stamattina, le novità che avete portato riguardano anche tutte le persone che provengono da aree a rischio. Che cosa si intende? Le aree a rischio sono indicate giornalmente all'Organizzazione Mondiale della Sanità in funzione di quello che è il livello di trasmissione nelle stesse aree. Ma in Italia c'è un rischio di pandemia? Al momento non esiste questa situazione, ma le autorità sanitarie hanno messo in atto prima degli altri misure che spero riescano ad evitare questa diffusione. In ogni caso, pandemia è un termine che indica quando tutti i continenti sono interessati, in questo caso ancora non è così. Le misure adottate per la Lombardia sono misure che rispecchiano le conoscenze scientifiche disponibili e si possono applicare a tutta la realtà nazionale in relazione a quello che è l'evolvere della situazione. I provvedimenti adottati dal Ministro della Salute su suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico sono legati all'isolamento domiciliare, sono legati delle persone che tornano dalle zone affette, all'isolamento quarantenario delle persone che sono state sicuramente esposte per ridurre i rischi tra le persone e la chiusura delle scuole.